1.500 atleti appartenenti a 28 federazioni sportive, tanta musica, spettacolo e riconoscimenti importanti per l'edizione 2018 del Gran Gala CONI Sport Awards. L'evento si è svolto al Palacalafiore di Reggio Calabria, un progetto approvato dalla Giunta e dal presidente regionale Maurizio Condipovero, su iniziativa del delegato provinciale Marisa Lanucara. L'unità, il lavoro insieme fatto dai tecnici di tutte le federazioni, dai loro delegati, dai loro presidenti che da mesi lavorano su questo evento, veramente rispecchia il fair play e i valori dello sport. Il campione mondiale di pugilato Francesco Versace ha consegnato la fiaccola olimpica al campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. Questo è il suo messaggio ai tanti sportivi calabresi. Ai ragazzi che praticano sport dico: credeteci, sognate, perché dietro Michael Phelps, dietro Massimiliano, dietro quello che ci prova e magari non ci riesce, c'è la gioia di essere presente. È un po' come a scuola, cioè dobbiamo essere tutti quanti presenti, poi ovvio, c'è chi va più forte e chi deve cercare di andare forte come quell'altro. Dal pattinaggio alla scherma, al tennis, agli sport paralimpici, passando per la danza professionista, tante le discipline coinvolte al Palacalafiore. Durante lo spettacolo poi si è registrata l'esibizione dei campioni mondiali di pattinaggio, specialità coppia artistico, Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi. È la cosa che diciamo sempre sia io che Luca, a tutti i pattinatori, diciamo in generale a tutti gli sport, a tutti gli atleti, di non smettere mai di credere nei propri sogni. Erika Kunz, solo per la CNews 24.